Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Suicide of Rachel Foster, un gioco che è sviluppato da italiani, è in italiano ovviamente il doppiaggio è in inglese. Non andremo a fare un vero e proprio gameplay perché il gioco dura 3 ore e mezzo. Io avevo chiesto questo gioco tempo fa agli sviluppatori, la risposta fu un'isba, strano, degli italiani, vabbè. Tuttavia, Mr. Delric me lo ha regalato per il mio compleanno qualche giorno fa, e lo ringrazio molto. Mai regalo fu più azzeccato di questo, perché il gioco io l'ho finito in un fiato, finito in 3 giorni, ho giocato molto tranquillo. Ed è un'esperienza simile alla lettura di un libro, perché in questo gioco l'interattività non è tanta, si usano 3 oggetti, cerco di limitare il più possibile gli spoiler, e vi racconterò più o meno che cosa succede, come si sviluppa il gameplay anche a livello tecnico, e niente. Il gioco si cammina, si usano 3 oggetti per farsi luce, insomma, e altre cose, ma non vi dico di più. E praticamente questa è una lettera di nostra madre, che praticamente, vedete, l'inizio è molto suggestivo perché si sta camminando sotto la pioggia e l'incipit, io credo di potervelo dire, perché in pratica ci ritroviamo di fronte a comunque alla morte di nostra madre, l'ultimo membro della nostra famiglia. E praticamente nostro padre, che è morto anche lui, aveva rotto la famiglia perché mentre durante l'adolescenza, diciamo, di Rachel, che è la protagonista Nicole, che siamo noi, aveva conosciuto Rachel. Rachel era una ragazza molto giovanissima, di cui si era innamorato. Questa ragazza, dopo qualche tempo, fu trovata morta, suicidata. Vi sto saltando il più possibile il background, insomma, quello che la lettera è la lettera di nostra madre. E nostra madre ci manda nell'albergo di famiglia, nostro da sempre, dicendo: sbriga le ultime cose con l'avvocato, vendi l'albergo, tieniti quello che serve per i tuoi studi universitari e dai il resto della cifra che ottieni dall'albergo alla famiglia di questa ragazza. No, questa ragazza che si era innamorata del padre, aveva avuto questa storia col padre, poi per motivi ignoti lei si è tolta la vita. Noi siamo appunto la figlia di questo uomo, amante di questa ragazza, ormai senza genitori, che si reca sul posto. Si reca durante una tormenta su questo albergo che ricorda un pochino l'Overlook Hotel, ma vi faccio un paio di premesse. Se il vostro timore è quello di trovarvi di fronte a un gioco con dei jumpscare, non temete, perché non dico che non ce ne sono, perché di scricchioli così ce ne sono, ma non è un gioco che punta ad essere un gioco con un gameplay simile ad Amnesia, dove ci sono porte che si aprono, si chiudono, cose che vi vengono addosso, no. Noi esploreremo questo albergo fino al punto che ne prenderemo, diciamo, familiarità. Anche uno con un senso dell'orientamento come me, veramente molto scarso, dopo un po' inizierà a capire dove sono le varie ale dell'albergo, inizierà comunque ad apprezzarlo e capirlo, perché l'albergo è fatto veramente con una cura maniacale. C'è qualcuno che lo definisce un walking simulator, e io non posso che essere d'accordo, ma in questo caso quello che voglio dirvi è l'esperienza che conta, nel senso che vi mettete davanti a leggere una storia, un libro, vedervi un film, è la stessa esperienza. Questo odore, tutto ciò che ricordo nella notte in cui ce ne andammo 10 anni fa. Noi siamo arrivati in macchina, la grafica è molto carina, si possono esplorare tante cose. Adesso vedrete che l'albergo ha tutto un suo perché, non è fatto a caso, perché poi ci sono anche delle zone chiuse dell'albergo, i corridoi tecnici, cioè fatto veramente bene, la boiler room per il riscaldamento. Quello che ci guida nel gioco è che alcune porte poi all'inizio, in alcune zone di fasi di gioco, non si possono aprire ovviamente perché poi sono parte della storia futura, ma ci sta. Sta suonando anche un telefono, vedete, questo è
anche questo plastico qui mi ricorda molto Shining, dove è Locatel, ma non ha niente a che fare con Shining questo gioco. Vediamo di rispondere al telefono. No, è scattata la segreteria telefonica. Era qua. La riascoltiamo. Si va in grande. How can I help you? What's your emergency? Vediamo. Hello? Can you hear me? What's your emergency? C'è qualcuno che ha fatto una telefonata qua, ma i misteri sono tanti. La storia va avanti perché, come vi ho detto, ah ecco, messaggio della... Ci stanno comunicando che praticamente ci hanno staccato la linea. Vedete, qua abbiamo una bellissima mappa che va su tutti i piani dell'albergo. E in basso a destra ci viene detto che cosa dobbiamo fare. Quindi è tutto guidato. La parte bella di questo gioco, per la quale me lo consiglio, è che ogni cosa, anche questo, ha un significato, perché i personaggi hanno un loro background, che le recensioni ho visto che dicevano che potevano dargli un po' più di profondità, ma in realtà secondo me sono abbastanza approfonditi. Ovvio, volevano aggiungergli un'ora in più di gameplay con l'approfondimento dei personaggi, si poteva fare, è una scelta, però non è una cosa che manca secondo me. La legge prevede che, ok, che condizioni per metterlo in vendita, insomma, ci sta, diciamo, commentando questo avvocato quello che io vi ho spiegato un attimo fa, il fatto che comunque di voler rimborsare la famiglia di questa povera ragazza Rachel Foster. Ci sta dicendo fai quello che devi e poi vattene, vedi che cosa tenere dell'albergo, cosa va sistemato, vai a valutarne un pochino lo stato iniziale. E niente, poi vabbè, distanze da esplorare, poi dopo questa fase iniziale le potremo aprire quasi tutte. Diciamo che la storia è bellissima. L'unica pecca, diciamo, a livello di gameplay che ho trovato è che spesso i documenti non hanno la controparte scritta in italiano. Non sono importantissimi, però si capisce l'inglese elementare, ma soprattutto non sono legati alla storia. Quindi è giusto se volete approfondire un pochino il gameplay, il background di quello che sta succedendo. L'albergo è fatto da Dio, vi ho detto. La storia è veramente eccezionale. Si cammina, si interagisce con gli oggetti cliccandoci spesso c'è il commento da parte di Nicole, che siamo noi, la figlia. E avremo anche, perché poi, questo ve lo posso dire, è l'unica cosa che vi dirò, saremo costretti a rimanere qui perché c'è una tormenta all'esterno, quindi le strade saranno bloccate. E andrà e verrà anche la corrente, quindi saremo costretti a rimanere qui. C'è un ragazzo che ci aiuterà grazie a un telefono, i vecchi telefoni cellulari degli anni 80, inizi anni 90, con le antenne enormi che sembravano proprio dei defibrillatori, così lo chiama anche in gioco. E ci aiuterà, ci dirà dove andare, perché lui pare conosca l'albergo, ci sia già stato. E ci aiuterà e ci darà conforto durante tutto il soggiorno qui, che durerà tot giorni, insomma. Gioco è figo, dovrebbe costare sui 15 euro. Il discorso è, se volete vivere una storia, per cui magari potete fare anche un dibattito dopo con qualche amico, volete scrivermi. Non è il caso di scrivere qua sotto il video, perché c'è gente che magari lo vorrebbe giocare, però mandare qualche messaggio privato in Discord, insomma, e darmi il vostro commento, perché veramente la storia mi è piaciuta un disastro e spoilerarla è veramente un delitto. È un gioco che mi sento di consigliare a pieni voti, e per questo che il video è lento, perché non posso, è un delitto, è un dovere morale quello di non mostrarvi nulla di più. Spero di avervi incuriosito, vi dico solo che l'albergo è eccezionale, l'ambientazione eccezionale, la storia ancora di più. Colpi di scena ci sono dei momenti in cui ho avuto proprio la pelle d'oca, i brividi, ci sono i momenti di paura, sono abbastanza circoscritti, ma ha un certo senso, nel senso che si vive quello che lei sta vivendo e ci sta. Non è però un Alien Isolation o un Amnesia o un Outlast, assolutamente. Come alla fine non lo è nemmeno un film come Shining,
voglio dire, non c'è nulla di orrifico, insomma, a parte qualche scena abbastanza criptica. Quindi questo è The Suicide of Richard Foster. Grazie ancora a Mr. Delerick per avermelo regalato per il regalo del mio 34esimo compleanno. È un gioco che vi consiglio se amate, lì, è brutto chiamarli Walking Simulator, però insomma quelle storie che vi lasciano qualcosa dentro. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete giocato, ovviamente senza fare spoiler. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.